Let's go baby, se state vedendo questo video sono in streaming su twitch.tv/powertv con il 3 al posto della E come sempre. Ebbene, questo video che vi sto facendo vedere è preso dalla streaming di ieri sera ed è una spiegazione sul mio ruolo, sul ruolo che faccio e sul personaggio che gioco. Un personaggio che molte volte non è mai sotto i riflettori. Fa, diciamo, il lavoro sporco della squadra e apparentemente sembra un ruolo che viene dato ai giocatori meno skillati, mentre invece è un ruolo molto difficile, di testa, di coordinazione, di tantissime altre cose. Vi spiegherò da questo piccolo estratto di ieri cosa significa giocare Lucio, cos'è Lucio per me e come si gioca Lucio. Io spero vi piaccia, spero che così possiate capire un pochino di più quanto è difficile questo gioco, comunque fare anche il ruolo del Lucio, che tutti dicono, è facilissimo fare Lucio, è una cosa semplicissima. Io vi invito a guardare questo video, a capire un pochino di cose e poi a cercare di immedesimarvi durante una partita, in questo caso competitiva, con questo personaggio. Io vi saluto, spero vi piaccia, venite in streaming, mi raccomando, let's go baby. Io perché gioco Lucio? Che effettivamente, ragazzi, sembra un eroe di cui non se ne parla mai, il cosiddetto unsung hero durante match, ma una sound barrier fatta al momento giusto non solo, diciamo, counter alcune ulti come l'ulti del soldato, ma può anche salvare i compagni. Per esempio succede un air shatter che è il primo target che hanno tanti Reinhardt. Vi pare che non lo focussano? Quando Reinhardt sta a poca vita, entra la barriera della sound barrier e salvi Reinhardt. Quindi non ti trovi in una situazione di svantaggio numerico, ma anzi è pure un sovrascudo e la speed per andare in faccia e cercare di controingaggiare con le tue ulti. Quindi la sound barrier diventa una cosa molto utile e quando si gioca in, diciamo, due team alla pari, vince... Fai conto, tutti e due team sono bravissimi, non sbagliano i DPS, non sbagliano gli tank, eccetera, eccetera. Vince chi fa la sound barrier perfetta, perché salva veramente le partite in quei frangenti. Poi un'altra cosa di Lucio è come utilizzarlo. Allora, molti mi dicono, ma Lucio è un ruolo del cavolo, stai là, stai praticamente AFK, cioè non giochi, non fai niente, stai là, guardi la situazione. No, Lucio fa un ruolo molto importante, è lo shot caller o il vocal leader. Cosa fa? Io quando gioco all'interno del team Epoch, ad esempio, non solo dico quale combo dobbiamo andare a fare a seconda della situazione, della mappa, di dove sono gli avversari, eccetera, eccetera. Chiamo magari gli switch degli eroi in base alla composition avversaria, quindi controllo ogni volta che ammazziamo qualcuno se hanno switchato eroi per counterarci. Oltre a questo, io chiamo quali ulti loro sono pronti ad usare contro di noi, in modo che la gente sta preparata. Se io chiamo, ragazzi, hanno quasi l'ulti di Zarya, o hanno la ulti di Zarya, spreadatevi, stiamo spreadati. Se no dico, guarda, il Reinhardt avversario accala il martello, cioè l'air shatter, state spreadati, o se no baitalo, cerca Cirio, che è il nostro main tank, cerca di baitare l'air shatter, in modo che così poi ingaggiamo subito dopo. Queste sono alcune cose che fa Lucio. O inoltre io, una cosa che sto facendo nell'ultimo periodo, è quello di chiamare i CD. Cioè, per esempio, quando rodo Gukka, chiamo il CD e dopo 6 secondi, che è il tempo di ricarica del look, cioè il cooldown, io chiamo che ha di nuovo look. Stessa cosa per lo shield di Zarya, sia su se stesso che su un compagno. Stessa cosa per la pozza di Ana, lo stand di McCree. E che altro chiamo che è interessante? La Matrix ancora non riesco effettivamente a chiamarla perché ha una durata, come sapete, particolare. La si può stoppare, si ricarica, tante piccole cose.